Ok, adesso proviamo l'autoapprendimento. Allora, vai, schiaccio set per più di 3 secondi. Poi mi porto su Aru, lo metto sull'1, poi schiaccio set e vedete che si accende la spia gialla, che è quella dell'autoapprendimento. Adesso si lascia andare, si spegne da solo quando ho finito l'apprendimento. Poi vediamo i risultati, se va bene o se è meglio impostarli da solo i parametri.
Ok, l'apprendimento è finito. Adesso voglio vedere che parametri mi ha messo. Allora, schiacciamo set per più di 3 secondi. Ok, no, cazzo. Ah, ok. Allora, schiacciamo set più di 3 secondi. Allora, P69, I31, D7. Strano. Niente, adesso vediamo un po' se i parametri che si è autodato vanno bene, ma già mi sembra di no perché mi sembra che la temperatura scenda troppo. Volevo dire che a questo PID non posso attaccare direttamente tutte le potenze che voglio perché il relay interno c'ha 3 A. Se volete utilizzare e comandare apparecchiature più potenti, bisogna prendere il modello senza relay incorporato, che ha un'altra sigla che comunque si trova su internet facilmente anche quella. Niente, adesso i parametri che mi ha dato magari li cambio, però diciamo che potrebbero anche andare. Quindi se non sapete che parametri PID inserire, fate pure l'autoapprendimento che sicuramente va bene lo stesso. Chiaramente l'autoapprendimento va fatto con l'apparecchiatura attaccata, se no non serve a niente. Niente, allora. Comunque, per impostare i parametri PID dovete tenere premuto qua per più di 3 secondi, poi vi spostate. Allora, questa è la P, potete salire, scendere, insomma. E io ho notato che più aumento, più lentamente viene raggiunta la temperatura desiderata. E questo vale per tutti i parametri. Più si alzano, più aumenta il punto, più diventano efficaci e quindi limitano la, diciamo, sono una funzione limitativa.